entriamo nel mondo della molitura, o meglio della frangitura dell'oliva, e lo facciamo con Massimo Fia, direttore qui all'Agraria. Direttore, ecco, qual è il segreto di un'ottima frangitura? Un'ottima frangitura si ha con le olive fresche, quindi massima attenzione, e quindi raccolta della giornata si frange. Ed è per questo che qui lavorate a ciclo continuo, cioè anche la notte? Di fatto i nostri soci arrivano la sera con le olive e noi, finché non ne sono finite, andiamo avanti fino alla mattina. Ci sono dei passaggi, ecco, cioè l'olio non deve vedere, non deve avvicinarsi ad alcuni, come dire, pericoli, nemici. Sì, noi li chiamiamo nemici, ma questo vuol dire che lo dobbiamo fare sia in coltivazione, sia in frangitura, ma anche a casa. Quindi i quattro nemici sono la luce, l'aria, la temperatura e gli odori. Iniziamo dall'aria, perché l'olio è praticamente una spugna. Sì, l'aria ossida, quindi contiene ossigeno, e quindi bisogna tenerlo lontano dall'aria l'olio, e quindi anche a casa bisogna ridurre le bottiglie. Quindi se compriamo una latta da 5 bisogna ridurlo in minimi termini per l'olio che usiamo in 20 giorni. Se usiamo un litro ogni 20 giorni lo riduciamo in bottiglie da litro. La stessa cosa possiamo dire per gli odori? Stessa cosa, di fatto la pulizia massima, come hai visto anche in frantoio, la pulizia è massima. Perché? Perché l'olio è un assorbente. Di fatto noi, se vogliamo fare un soffritto, lo facciamo con l'olio, perché assorbe i profumi che poi vengono portati in giro per il cibo. Quindi massima pulizia anche nelle bottiglie che usiamo a casa. Niente luce? Niente luce, perché chiaramente ha la clorofilla è il colore dell'olio, quindi non bisogna fargli vedere la luce, perché sennò la clorofilla se ne va. E il quarto, la temperatura come in frangitura siamo sotto i 27 gradi centigradi, vuol dire che dall'inizio della frangitura a quando viene fuori l'olio tutto il processo deve essere sotto i 27 gradi centigradi. Perché? Perché l'olio contiene un antiossidante che è la vitamina E, e quel calore se ne va. Quindi noi dobbiamo tenerle ben presente queste cose qua, e quindi noi frangiamo sui 20-22 gradi massimo. Il rilancio della olivicoltura dell'Alto Garda inizia con la denominazione di origine protetta di questo olio, cioè una denominazione europea che riconosce, ecco, la straordinaria esperienza di questo prodotto. Sì, noi siamo stati una delle poche inizialmente società che hanno fondato il Garda DOP, un consorzio di denominazione di origine protetta, già nel 1998, quindi la questione è già ormai ventennale. E questo ci garantisce proprio l'origine del prodotto. Agraria di Riva del Garda è impegnata anche nel settore viticolo, e come per quanto riguarda le olive, l'olivicoltura, c'è questo impegno per la qualità e l'ambiente, la stessa cosa sta avvenendo nel settore del vino, dove si è aperta una interessante finestra sul biologico. Fulvio Battellini è il responsabile tecnico della cooperativa, quindi enologo, che cura questo settore. Quali sono i vostri vini biologici oggi? Sì, i nostri biologici sono, innanzitutto il Pinot Nero, che è il primo vino con cui siamo usciti, Maso Elisi, una selezione di un vigneto molto particolare, poi un rosso, Vigneti delle Dolomiti, che è fatto con uve Merlot e Revo, e poi abbiamo un Trentino Bianco, l'ultimo nato quest'anno proprio, con la vendemmia 2014, quindi l'annata scorsa, che è Chardonnay e Pinot Grigio. Sappiamo del tema delle derive, sappiamo del rapporto che può esserci tra convenzionale e biologico. In genere questi sono prodotti che appartengono a delle nicchie, a dei siti particolari, a dei vigneti particolari. Sì, diciamo che la strada del biologico l'avevamo intrapresa prima con l'olio, con l'oliva, dove è tutto più facile, diciamo, in questo ambiente del Garda Trentino. Con l'uva è stata una richiesta un po' che è pervenuta dai nostri soci, la loro volontà, che hanno voluto perseguire la via del biologico per propri pensieri, insomma, che condividiamo, ma che siamo riusciti, insomma, a fare in modo appunto di incentivare e raggiungere queste produzioni di cui, insomma, siamo fieri e crediamo appunto che sia un po' il percorso giusto nel divenire anche verso le produzioni future. Ecco. E questo tanto più in una zona turistica?
Sì, esattamente, sì, quello è l'altra cosa molto importante, l'impatto sull'ambiente in questo territorio dove si va in bicicletta in mezzo agli ulivi, in bicicletta in mezzo ai vigneti, è molto molto importante, sicuramente. Questo è un tempo in cui l'agricoltura di montagna dà sempre più gambe alla propria creatività e fantasia, tant'è che per esempio qui adesso troviamo un panettone, ci stiamo avvicinando al Natale, che è ottenuto con l'olio del Garda e con la susina di Drocandita, quindi un esempio di come la filiera può prolungarsi, ecco, dando vita a un indotto, a un valore aggiunto molto elevato. Sì, qua ci troviamo all'interno del Corte del Tipico, nel nostro negozio, dove abbiamo preso in considerazione non solo il nostro olio e il nostro vino, ma i prodotti del territorio. Di fatto qua il 90% dei prodotti sono trentini e abbiamo degli ottimi prodotti che diciamo curano tutta la filiera del prodotto alimentare. Un avamposto dell'Italian Style per i tanti turisti del Garda, ma anche per i residenti, i vostri clienti storici, tradizionali. Sì, qua si trovano proprio questi prodotti, c'è la ricerca ultimamente di prodotti veri, i prodotti del territorio e i sapori del territorio. E qua questo, diciamo, questo negozio è l'esempio di questa territorialità. Ci resta solo da fare un brindisi, noi abbiamo il Trento Doc e lo abbiniamo allora con il panettone. Siamo un po' in anticipo, però insomma meglio tirarsi avanti. Va bene. Salute. Salute a tutti.